siete pronti a prendere appunti? Perché adesso con la nostra insegnante dell'Università del Saper Fare, Lucia Cuffaro, impareremo a fare da soli a casa alcuni dei detersivi che usiamo di più, igienizzanti e sgrassanti. Buongiorno Lucia. Buongiorno. Allora, soprattutto detersivi naturali, biodegradabili, che non provocano allergie, perché noi abbiamo il bianco assoluto, il pulito assoluto, ma in realtà un po' nero petrolio, perché i prodotti che compriamo hanno delle sostanze chimiche anche derivanti dal petrolio. Invece noi andiamo di bicarbonato. Noi andiamo di bicarbonato, di aceto, di alcol, comunque tutte cose semplici. Allora iniziamo recuperando dal bidoncino della plastica dove abbiamo differenziato, ovviamente, certo, un flaconcino per i prodotti, no? Buttiamo il prodotto e teniamo il flaconcino, togliamo anche le, così e è un po' più sporca. Carino. No, vabbè, no, l'acqua è pulita. Abbiamo messo 500 ml di acqua distillata, in modo tale che le pulizie sono più semplici, e facciamo subito un igienizzante bagno. Allora, dobbiamo prendere 48 grammi, non un grammo di più, meglio di meno, di bicarbonato di sodio. Perché dici così? Perché il bicarbonato di sodio si satura, diciamo, in 96 grammi in un litro, quindi 48 in mezzo litro, altrimenti poi si ottura il forellino qui del, e non dello passa, spruzzino, e non riusciamo a passare. Quindi ce lo travasiamo all'interno di 500 ml di acqua distillata in questo modo. Abbiamo fatto uno spruzzino con un costo irrisorio, perché il bicarbonato un pacco costa 90 centesimi, e semplicemente lo avvitiamo e lo utilizziamo, 2 o 3 spruzzi in bagno per igienizzare i lavandini. Anche il materiale in legno si pulisce molto bene col bicarbonato, perché è antisettico, assorbe gli odori, quindi anche il classico tagliere, no? Che magari ci rimane un po' sporco. Ok, quello che usiamo in cucina? Quello che usiamo in cucina, sì, questo non è di legno, di plastica, insomma, però perché assorbe gli odori. Facciamo adesso un bel lavavetri. E dai! In questo caso prendiamo 400 ml di sempre di acqua distillata e 100 di l'alcol rosa. Perché classico. Dici sempre acqua distillata? Perché non è calcarea. La possiamo prendere anche dall'acqua piovana se abitiamo un po' fuori, la bolliamo e la filtriamo, in modo tale risparmiamo un pochino sull'acqua distillata. Quindi lascia meno aloni eventualmente? Sì, lascia meno aloni, perché non ha il calcare, non ha le sostanze, il cloro, eccetera. Quindi un ottimo lavavetri è questo. Vai. Ce lo facciamo velocemente, quindi travasiamo 400 ml di acqua e 100 di alcol rosa, e abbiamo fatto un lavavetri in pochissimi secondi, eccolo qua, così. Mi prendi per favore lo specchio, così facciamo Com'è? Una prova? Subito. Allora. Guarda che bellino che è il nostro specchio. Sì, questo è il mio specchio. Proprio. Ah, l'hai portato da casa? Certo, sì, sì. E qui è tutto vero, quindi. Ok, spruzziamo. Siamo in famiglia. Spruzziamo un pochino. Spruzza tu. Dopodiché usiamo il metodo, quello delle nonne, come rimuovere... Voilà, con la carta di giornale. Con la carta di giornale, che come sai ha l'inchiostro. L'inchiostro è comunque inquinante, ma dato che dobbiamo comunque smaltirla in qualche modo, la recuperiamo così. Perché l'inchiostro riesce a pulire perfettamente, vedi? In pochissimo tempo abbiamo pulito anche dalle ditate. Insomma, aveva ragione la mia mamma quando mi faceva pulire per forza a casa i vetri. Mamma, che noia! Una fatica enorme, però alla fine aveva ragione. Eccoci qua. Oppure possiamo usare anche il classico panno in microfibra se non usiamo il giornale liscio. Anzi, esaltiamo proprio il panno in microfibra, che è un prodotto che dobbiamo assolutamente comprare. Quello fatto in questo modo, perché? Si attacca allo sporco e lo leva via, perché ha degli arpioncini. Quindi è preferibile questo? Questo per il vetro, perché è liscio, invece questo per tutte le altre pulizie. Ok, bene, passiamo alla cucina. Passiamo alla cucina. In questo caso sfruttiamo le proprietà dell'aceto, che è il cloro, non mi viene. Sai che non riesce neanche a me. Va bene, anticalcare, sì, anticalcare e sgrassante, quindi è ottimo per tutto ciò che è di acciaio. In questo caso facciamo una mistura che ha 300 ml di acqua distillata e 200 di aceto bianco, okay, oppure anche di mele se ci piace di più il profumo. Invece sulla piastra d'acciaio utilizziamo di più l'aceto, magari lì spruzzato direttamente, non diluito, in modo tale che lo sporco si levi più facilmente. Disiscrostante. Non ci verrà l'ho mai, detto? Anticalcare. Invece sai cosa? Quando si intasano i lavandini... Adesso te lo dico subito, perché lo so che per te è un grande problema questo. Mi hai letto nel pensiero. Allora, prima però ti dico l'ultima cosa, sì, sull'aceto, una proprietà proprio... quella di togliere il calcare. Se abbiamo le rubinetterie che hanno i filtri sporchi, dobbiamo rimuoverli.
muoverlo. Per farlo possiamo riempire una bustina, una cuffia di aceto senza smontare tutto, chiuderla con un elastico e lasciare tutta la notte ad agire, in modo tale che non dobbiamo smontare nulla. Allora invece qui andiamo, la cuffia noi di solito la mettiamo per fare la doccia, adesso invece la usiamo per coprire la doccia. Se invece abbiamo un'acqua molto dura, no? Che quindi ci porta molto calcare, che sgrassa difficilmente, possiamo utilizzare anche l'acido citrico, che è estratto dagli agrumi, quindi è sempre naturale e fa anche da brillantante, infatti lo utilizziamo nella lavastoviglie. È vero. E in questo caso il dosaggio è 400 ml di acqua sempre distillata e 100 grammi di acido citrico. Vediamolo un po'. Ok, sì, vedi, è bellissimo. Grossi, sì, no, sembra qualcosa di chimico, ma in realtà è estratto dagli agrumi. Poi mi dicevi invece? Per i lavandini, quando si intasano, compriamo sempre prodotti chimici anche molto forti. A volte dobbiamo anche stare attenti quando lo versiamo, perché possono avere degli effetti non proprio buoni, no? Per il viso, per le vie respiratorie, eccetera. Quindi un'alternativa quale può allora, essere? Allora, è unire due prodotti che non si uniscono mai, bicarbonato aceto. Uno è basico, l'altro è acido. Se li uniamo, fallo tu, guarda che succede, mettine poco, eh. Dimmi tu, basta. Vai, vai, vai. Ancora? Voilà. Vedi? Wow, che bello. Mi sento come il colonnello Laurenzi. Adesso uscirà e invaderà tutto lo studio. Oppure utilizziamo il vecchio trucco della ventosa, oppure anche una tache, no? In modo tale i capelli, insomma, riusciamo a toglierli, sì, con le graffettine, insomma. In modo assolutamente naturale abbiamo una casa pulita. Grazie a Lucia Cuffaro. Arrivederci. Ci vediamo domenica prossima. Guarda che strano.